Viaggio della memoria nei paesi dell'Alta Val Lagarina. I bambini raccolgono le storie dei nonni. Schiaccia il bottoncino per registrare. Noi siamo della scuola di Bisonello, classe quinta. Venuti per sentire una storia. E che storia? Com'era la vita quando tu avevi la nostra età? Voci, voci che raccontano Volano, Besenello e Caliano, ma anche storie di migrazioni. Dov'è che avete imparato il dialetto? Ai genitori, perché la mia mamma e mio papà a casa parlavano soltanto italiano. Voci registrate dai bambini delle quinte della scuola primaria su cui scorrono foto, gli scritti e i disegni con cui hanno rielaborato questa esperienza. Non una video intervista perché il senso che conta è l'udito, come ci spiega Sara Maino, che ha curato il progetto insieme a Davide Undertoller. Insegniamo loro ad ascoltare i suoni. Prima ad orecchie nude, cioè soltanto con l'uso delle mani. Dopodiché affidiamo loro un microfono con delle cuffie e sono loro i veri raccoglitori della storia, del testimone. Una novantina gli alunni dell'Istituto Alta Val Lagarina coinvolti nel progetto, quasi 400 complessivamente negli ultimi 4 anni. Cosa ci hanno raccontato? Come vivevano una volta? Che giochi facevano? La storia di Luciano Tamanini è quella di tanti trentini emigrati nel dopoguerra per cercare lavoro. È in Belgio, a 660 metri sottoterra e a cottimo carbone, è in ginocchio a fare carbone. Sono stati 3 anni e mezzo. E dopo sta. Ho avuto paura di morire? No, si fa un'abitudine dopo. Ma guarda, veniva via in treno alla settimana gli italiani, ma il 95% viene qua dopo una settimana. Perché anche al tempo dei social network è ancora il rapporto diretto a lasciare il segno più profondo. Del resto, insomma, i vissuti raccontati sono quelli che hanno un valore, no? E che restano poi nel tempo. Anche Luigina Tovazzi, ex insegnante ed ex sindaco di Volano, ha raccontato la sua storia. Quando ero bambina, con le mucche andavo qui su una collina vicino a Volano. E il mese di maggio la mia mamma chiedeva alla maestra se potevo rimanere a casa per fare questo lavoro. Abbiamo incontrato i protagonisti di questo progetto a Casa Legata, Volano, dove bambini, genitori, anziani e insegnanti si sono dati appuntamento. A me è piaciuto cosa facevano durante il tempo libero, come andavano a scuola, come si vestivano, un po' tutto mi è piaciuto. Come si vestivano? Non come oggi, non con i jeans belli, brillantini, con tutto, un po' con le braghe, le femmine non avevano le braghe ma avevano i vestiti e i maschi invece portavano i pantaloni. In questo mobile di fino 800 è stata realizzata un'installazione multimediale, un vero jukebox della memoria, dove i bambini possono riscoprire, con tecnologie moderne, la vita dei loro nonni. Là ci sono le storie che abbiamo raccolto. Ce ne sono 8, ci sono pulsanti e ci sono oggetti che raccontano, oggetti simbolici che raccontano la storia del testimone. A me hanno fatto un regalo grandissimo, perché sembrava di essere a scuola. Ma poi a un certo punto la frase di un bambino che ha detto alla sua maestra lì mentre mi intervistavano, ha alzato la mano, cosa c'è? Voglio essere felice anch'io, le ha detto. Perché si vede che io ho trasmesso, insomma erano anni belli, non abbiamo sofferto la fame, ma ci mancava di tutto, tutto proprio. Però io ho ricordi splendidi e si vede che sono riuscita a trasmettere al bambino, perché questa frase mi ha colpita in modo particolare.